Io sono tornato piccolo. Questa è la colonna sonora delle nuove avventure di Pinocchio. Sì, esatto. Scritta da Antonio Lopez, mi sembra che si chiamasse l'autore. Sì, no, ma infatti, proprio le... perché io mi ricordavo il Pinocchio. Sì, quella classica. Io la feci questo pezzo nel periodo in cui uscì il film di Roberto Benigni, Pinocchio, no? Sì, sì, sì. Ecco. Sì, sì, sì. E in quel periodo ne uscirono altre. C'era anche quella di Mastro Jimmy, se mi sembra, che era Pinocchio, però era Pinocchio quella che dici tu. Quella esatto. Beh, va bene, che cantiamo che quello, va fantastico. E tra l'altro non ti vedi. Con la Savino, se non ricordo male. Sì, la prima primissima versione dance con la Savino. Sì. Non la ricordavo la prima. Sì, sì, sì. Degli anni 90. E tra l'altro, il nostro editore di questo progetto e anche di Ancora una volta è Bruno Tibaldi. Che, vabbè, detto così, magari non pochi lo conoscono, no? Bruno Tibaldi è stato è stato l'autore di Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì con Pippo Franco. Sì. Che oltretutto all'epoca quella canzone lì, tra quella lì, le altre canzoni stupide, diciamo. Sì, tipo il Pulcino Pio anche, no? Se il Pulcino Pio l'aveva fatto la nostra amica. Non tocchiamo adesso il Pulcino Pio perché veramente apriamo un altro calderone. Prima ecco, poi dovete tirare di mezzo. Chi è che l'ha cantata? Natalie Jenny D, i ragazzi della Bang. Sì, che poi è una cover, ragazzi. È una cover brasiliana. Esatto. Di una canzone brasiliana. O Pintinho Pio si intitola, mi sembra. O Pintinho Pio. Quello che è. Comunque è stata una gran cagata, diciamo che. Sì, però quella gran cagata, come la chiamiamo, ha fatto i milioni. Lo so, ha fatto fare i milioni all'autore. All'autore, sì, sì. Quello sicuro. E oltretutto ha battuto Michel Teló nel periodo estivo. Così, mi è venuto. E poi c'è gente in Italia che dice che qua si fa musica di tipo quel personaggio che stavamo... Però devo anche dire una cosa. Purtroppo qua in Italia non c'è quel marketing forte che va a prendere quello che è il mercato estero. Tu lavori all'estero come DJ, come produttore, hai un marketing sulla tua immagine che è una cosa impressionante. Sì, qua no. Qua no. In Italia no. Qua ti fanno il merdeting. Sì, esatto. Perché tu fai quel lavoro, sei denigrato. E questo non sbaglio, perché ci sono fior di produttori italiani, io continuerò a battermi su questa cosa. La dance italiana, la musica dei produttori italiani è riconosciuta a livello mondiale ancora ad oggi e io continuerò a spingere per quello che è il settore della musica dance italiana prodotta dai nostri italiani. Allora, per parte di un aneddoto, io ho fatto una canzone che ti dico la verità, fa schifo a me, okay. Cioè per dirti, che si chiamava Ping Pong. Guardo ultimamente sulla mia pagina dell'etichetta, sono sesti in classifica in India. Pensa a te. Cioè, in India sono sesti in classifica, vuol dire, ma questo qual è il motivo? Secondo che in Italia non ho venduto mezza copia. In Italia, se non ne parlano, cioè a Sanremo, scusami, adesso parliamo dei Meduza, ok? Sì. Di Simon Dejano, Luke Degree, eccetera, okay. No? Che noi che siamo nell'ambiente da un po' di anni li conosciamo, no? Sì. È gente che si fa il culo da una vita, ok? Ha beccato due anni fa il progetto, non ricordo come si chiamavano, che avevano rifatto I Wanna Dance With Somebody e la canzone dei Backstreet Boys. Vabbè, avevano un altro nome e hanno beccato due hit mondiali, ok? Poi hanno fatto il progetto Meduza, Piece of Your Heart, ed è diventata la hit mondiale per antonomasia, perché comunque l'anno scorso che disco si ascoltava in giro, dovunque? Sì, quello, sì, no? Sì. Ok, Sanremo 2020, come diceva Amadeus, hanno invitato Cani e Porci e non invitano i Meduza, che sono italiani, che hanno fatto una hit mondiale, che cantavano in Inghilterra in tutti gli stadi. Sì. Cioè, io per spezzare una lancia... E che non usavano l'autotune. Esatto. Ma adesso... No, lo usavano. Ma l'autotune si usava. Allora, quasi tutti lo usavano, ma non lo usavano nella maniera che lo usano i tre. No, se andava per dare un po' di chorus alla esatto, voce. appena per un po' di chorus. Per arrotondare un po' gli spigoli della voce. Per riempirla, leggermente. Esatto. Ma non è che lo usavi perché sei stonato. Esatto. No, perché io l'autotune lo uso anche con la ragazza che canta con noi. Sì, sì, anch'io lo uso. E in automatico pulisce leggermente la voce, ma non è che ti dice, cazzo, sei stonato, te usi l'autotune, stai intonato. No, ma no. Il discorso è, adesso c'è lo European Festival. Sì. E noi andiamo con questo che ha vinto. Con Diodato.
basta, lasciamo stare. Grazie Diodato. Grazie Diodato. Allora, la prossima, chi la dice? Stavolta la dice Iccio, visto che più o meno del suo vai, genere. Vai, sì. Oh, questa qui, sì. Allora, il prossimo pezzo è di Alan Walker, Fedet. Oh, questa te la conosci, no? Eh sì.